Grazie Rosy per la linea, siamo sempre nel backstage dell'importante è cantare. Pia è qui con me, ma lei è già stata anche ospite in studio da noi. Sì, quest'anno, quando è uscito Come bello mio amore. Hai fatto un'anteprima. Sì, è stata un'anteprima bellissima, mi sono divertita tantissimo e mi fa piacere ritornare. Speriamo che ti abbiamo portato un pizzico di fortuna. Sì, molta, molta. Allora, è uscito il 18 novembre un nuovo singolo, un nuovo progetto. Parlami tu di tutto quello che riguarda questo pezzo stupendo. Ah, questo pezzo l'ho scritto insieme a Bettina Baldassarri, che è una mia amica, una grandissima amica, un'autrice che ha lavorato nello studio di Vasco, ha scritto per Patti Pravo con me Una donna da sognare, che è stato il disco uscito nel 2000. Poi ha fatto dei bellissimi singoli per gli stadio e si era fermata da 10 anni, quindi ad agosto l'ho chiamata e gli ho detto: senti Betty, vieni a fare questa cosa con me, sto benissimo. Siccome lei è una matta scatenata, è stato un connubio meraviglioso, quindi abbiamo scritto. In quanto avete scritto questa canzone? Ma diciamo che l'80% era già scritta, perché io parlavo d'amore, ma siccome mi ha detto basta, parla d'amore, il mio produttore Luca Bignardi mi ha detto: Pia, fai una cosa più a sfondo di tema, diciamo politico fra virgolette, però dove diverso dall'amore, e quindi avevo bisogno di lei per la sua colpi di fulmine di genialità. E quindi ci siamo incontrate e nell'arco di pochissimi minuti abbiamo rifinito la canzone. Quindi tu adesso sei in piena promozione? Sì, piena, e ti devo dire che mi sto gasando parecchio, perché mi piace proprio il mondo che ho costruito, soprattutto a livello musicale, di arrangiamenti. È un po' cambiato il tuo mondo musicale, questo? Sì, no? Si rispecchia molto più di me, perché parte da me, cioè io gli arrangiamenti che voglio li do al mio produttore Luca Bignardi, e lui da lì li migliora, li sviluppa, e poi logicamente, sai, lui ha un banco suoni notevole, e certo. Quindi cioè, quelle bischerate fuori casa mia lui li amplifica nel migliore dei modi. Senti, questa sera tu sei qui presidente di giuria, hai un ruolo molto importante e fra un po' ascolteremo questi 21 talenti che arrivano da tutta Italia. Sai, questo concorso è nato proprio la sera che tu sei stato ospite da noi, quindi mi sembrava giusto chiudere il cerchio, l'abbiamo lanciato insieme, tu vieni qui a fare il giudice. Cosa ti colpisce in una nuova voce? Guarda, l'importante non è il fatto di essere intonatissimi, l'importante è l'emozione che mi devi dare. E a me non piace giudicare le persone, perché poi c'è il percorso della crescita, però lo vedi già se una persona ha talento, se ha genialità, le riconosci. No, a volte sì, non ha la vocalità assoluta, no, non, io ha, la vocalità, non ti dà l'emozione. Io, no? Io non ho una grandissima vocalità, perché tra l'altro odio anche quelle che tipo, cioè molte donne cantano molto simili da piano bar, ah, no? Okay. E invece a me piace anche forse più parlare, ma dare delle espressioni di emozioni, cioè basta una frase anche parlata che ti dà più emozione di un bel canto. Ecco, io sono molto pigliona nei testi, ecco, questo ci farò caso. Oltre la musica, che cosa ti emoziona di più? Nella mia vita sì. L'arte, andare a vedere le mostre, e visitare siti archeologici. Io sono un'appassionata di storia antica, perché per me scrivere una canzone o fare l'archeologa è la stessa cosa, va in profondità e nella profondità vedi un sacco di cose. Beh, è bello scendere sotto. È bello scendere però sotto. Però non sarà il buio. Soprattutto in questi ultimi anni dove no, c'è molto contatto virtuale, molto che si ha bisogno a volte di andare in profondità anche proprio con i sentimenti. Sì, diciamo che il mondo virtuale lascia il tempo che trova. È molto deludente il mondo virtuale, perché ti crei tu un mondo che vorresti. Io ho avuto anche degli amori virtuali, ma sono franata subito. Ah sì, perché poi quando ci si incontra lì durano un po'. Pia, ti faccio un grosso in bocca al lupo per questo Sto benissimo. Sono contento che sei venuto a presentarlo in anteprima qui all'Importante Cantare. Io passerei la linea a Rosy allo studio centrale. Noi ci vediamo martedì prossimo, sempre qui a OI 5 minuti.